Genoveffa. Umma, ma che Genoveffa è Genoveffa? Ma che andavo a te la dice? Si chiama Genevieve, Genevieve la Francaise. Sì, le conosce, come le conosce? Le vado a passare sempre da sta finestra, tutte le gambe imbellettate, imbrufumate e a ude toilet. Però io una brava fonda, non ci si può parlare, pure le favole, che voci. Ma Iago, ma non sono più razza, pensi solo le fitte mie. Ma cosa sa tutto quindi? La signora te n'andrà manda ancora. Vada ora. Mandepuzzo dice chi è? N'insiste che Mandepuzzo dice chi è? No, lui a Sarò. Io Pedrucci per la Flandra, lo sartore. Chi è? Petruccio lo sartore. Se capita Genevieve, la francaise, dalla Francia per fare la svolta a Luca Sala. Capito? Se capite, belle giovane però, eh? E se sono colpo, mamma? Digli pure sta cazzotta se tu cazzo. Che capri? Mi ascolto le cazzotte. Ma che c'è? Che c'entra in che Genevieve e in che Don Beppino? Don Beppino, comà! Don Beppino, vuoi che io fa la speia? E io controllare chi esce e chi entra in questo palazzo che andrà osso in città. Ma io non posso, non posso! Sono una persona riservata, distratta, discreta. Non posso, non posso! E comà, è te che tu non possi! Comà, io gli so dette! Mamma cacciata! No cortel! Longa accusata! E mi ha detto, fammi un favore! Su forza o per buona volontà! E te! Te butta struia! Te butta struia! Bocca aperta, che quelle te serve. Don Beppino è malamente con c'è. Le saggi, però si capita Don Beppino, eh? Appena si va a ingullare la bella Francaise e da bufalo gelosa, eh? Ma, comà, è comunque di te pozzo con zia, non che ti dici. Una cosa però, statta attento, che Don Beppino gli è malamente e t'accede. Le saggio con me, già mi trovo le inocchie. Trovo le inocchie, trovo. Vai a morte, se butta precipitaia, se butta ruaia. Mamma, sono tornata. Quando è bello. Si fatta la brava la scuola, certo. Mamma? Si state attenta a tutto questo? Sì, come sempre. Bra. Ludovica, buongiorno la comma. Buongiorno, signora comma. Ah, mamma, per uie, Rosette, la figlia di Zia Mariotte d'Angatorto. Sì. Ha consegnato il compito delle matematiche in bianco. Non ha scritto niente. Ma la scagazzata. Se ne porta zitto. Sì. Da voi mamma, cosa non saggio se le puzze dice. E dai, mamma della. Che la vergogna, ottico! Se tutta la mamma so, te mi ero riservata, eh? Iamo con Marco solo per stavolta, delle. Non mi sento nessuno, ya. Il professore di inglese, mi sono vestiamo, chi lucchi a me? Ha fatto l'uccione alla professoressa di musica e ha fatto accusare. Ah, si capita sta scuola di mo? E la professoressa, ma che ha fatto?
Sei un fosso. La sorrese e fatti anche la goccia in chilamina. Tu su culo. L'uomo spusi, io non morrio, bella roba. Pazza di quadrino, guarda. Ma non le fai alla scuola, devo passare. Vado a cambiarmi. Va, va, mamma, va. E prepara la tavola, mamma. Grande abba. Sei riuscita, la prima volta. Sì, sì, tutta a toro. Sì, signore. Ariella, Don Peppino. Te volevo dire, cicumma. Ma che si veste, una cazzotta no? Comma, scusa, è buona. Te volevo dire, dia a Luchino, tuo nipote figlio. Casa da sta attenda. Luchino è me. Che è successo? Luchino fa l'ammasciatore. L'uruffiana per la francaise. Porta il pit d'appuntamento a Petrucce. Ma che ti dici, cumma? Ma che se chiacchiere della gente? Ma stazzi sette, ma povero Luchino. Luchino non è capace a fare queste cose. Cumma, scusa! Fa l'ammasciatore per la signora madame, la moglie di Don Peppino. No, 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 non c'è proprio. Con lo corno d'oro! Zatto, zatto, bocca aperta! Vuole toppare! Cadà qua?
beffine, pari stupid. Ma con la moglie in fragranza. Esce, perché ci può scumotto che tra un con arriva Petrucci, lo mande nudo della moglie. Li vuole toppare in fragranza. E se capite, quando la gatta in ci sta, le sorge a balla. Non vedete? Lo so. Luchino. Ciao, mamma. Luchino, mamma, ciao. Luchino, si saluta con getta tua. Gente per te lazzo. Ma chi l'ha messo cosa qui? Guarda, non l'hai sentito. Per te lazzo. Per te... Luchino, se fatte l'ammasciata che ti so detto? Fatta ammasciata, fatta ammasciata. Brava mamma. E come gli si detta a papà? Papà, tu non casa, niente da mangiare, niente da mangiare. Brava Luchino, mamma. Ehi, Luchino, ma mica ti sei fatta sentare da cacchedura? Io le sei dette, certo, certo, mamma, sì. Sti cosa, papà? Sì, mamma, sì. Zitto, sì. Beh, Luchino, mo, ascolti buona mamma. Ma l'ho detto, cati fino a cosa che non mi piace. Luchino, guarda mamma, non porta chi le lotte le bietta la signora Genevieve. Se capita mamma, non da fa la masciatore. Sì, mamma. Don Peppino, lo marito, quella mamma gli è malamente, ne tu no. Quella t'accende, se capite, fa un fascia, tu hai fungetto, ma accende. Mamma, tu mamma, senza di te, quelle d'accendi, d'accendi! D'accendi, premi ieri! Premi ieri, niente, spacca la faccia! No! Papà! Non mi chiama papà! Mi chiama da chiamare quando mi sono stato spinto da toglie! Tu sono un vecchio di un altro! Dai su, tu mi muovi! Non hai niente a che fare! Papà! Io ce ne vedo l'uomo! Ma che t'ha fatto sto povero quadrato? Luchino è malatesto, mi sta un po', povero quadrato. Ha tenuto uno sacco di malattie, Luchino. Ha tenuto la varicella, lo burbel, la rosulei, le ricchiune, la diarrea. Che si è tenuto mamma? La viaria, la SARS. L'avevo capace! Si è fatto mancare niente, il decano, gli strangaglioni, il tondo si sa tutto, e siccome che malaticcio fa quello che può, anzi fa quello che può, che dici? No! Che pozza roba! Papà, Luchino, pure le benedizie ha tenuto! Le benedizie? L'epilessia, mammo! Che da così, manca di te, di me! Ah, ma io gli racci! Ma papà! Guarda che papà! Tu non sai che mi ha accumulato questo vogliamo! Papà! Non mi chiama papà! Non mi chiama papà! Non si capite male! Che sono capito? Disgrazia! Stai alla piazza a fare la mediazione, lo lavoro lì? Andai, aveva quasi convento un guafone, un sepato dei quadrini, a cartare una vacca, ci due frenate, e due pecore a spelacchita,
Il soletto pure, non andò, se tutto va male faccio io da canale, vi rimborso io, quella tua scala rimborsare, subito, da quasi canale. Quando arriva quella rimane nell'acqua. Svolta a sbucare la goccia per quello cappello che teneva. Vedi. A monte per la ferrietta, mi assai. Mentre sprende la piazza, se la braccia, più di gente. Papà! E ti sono detto che non me la chiama papà, mi ha chiamato papà. Papà! Papà! Non tornare a casa a mangiare, ha detto mamma, che non c'è niente da cucinare, perché non ho potuto fare spesa, perché i giorni gli faccio credenza. Sono attaccato la mia ciacchia. Io a quelli gli avevo detto che li faccio da garante. Quello sì che ha fatto il cliente, ma mi ha occupato una pacca sopra la spalla e mi ha detto buonaccio, ti muffo che ammo, e infatti è quello che ha. E vabbè, dopo ti faccio sapere. E addio a fare, soldi e percentuali. Io ti termino. Papà. Non mi chiamo papà. Non mi chiamo papà. Ah. Ah, ma questa boschetta è tutto bello sul tagliere che credo. Ma smettata, sembra leggero. Cristi, ma che fa? Se mangi voi, No. Che ora? Non mette fame. Oh, ma che lo vuole guardare quello che è malato, tutto quello malato di cazzo. Non vuole passare la ui, però non vuole. No, papà, no, ti dite fame, fame, Luchino. Ma manca il lupo. Ma siete pur rangiati. No, chi è che? A furia di mangiare siamo fitti l'abitudine. Che sai che allo giorno che lo vado a trovare tutte trappiti sterite. Ah, boh. Io onde evitare tutto ciò, io cari miei, sì che faccio? Chi è? Magna. Cucco. Buono, cocco. È buono, ma non vedete fare. È brava Carluccia. Ti sei cattato l'uomo. Ma sono gatta, mamma, papà è rubato, cocco. Gli è narrò. Lui mi narrò. Ma ti sta buono. E cattolo, è stato un caso fortunato. Mentre alla mia ragazza sono passato davanti all'area di questa che si chiama Fiamme. Si carmi luce. Mentre passavo mi ha preso l'attenzione da lei. Poi quella sto in una sciolla poi da Arezzo. E l'altra sciolla sopra l'una, scusa. E lo cabotta. Fare i docci per forza un bravo che deve fare della barilla talmente che ha portato che la ceglia è diventata che si sembrava un uomo c'è una lampa di fuoco che ha bravo che fa? Che sì, tu non capisci niente. Allora io alla limite degli animali mi sono avvicinato, ho accavallato la rizza e allora acchiappa la gallina. Quello mi sono detto, sofferente e come mi ha morto la mia soffia perché te no l'uovo Podalico. Podalico non si può dire perché non ti ripetono. In pratica l'uovo alla gallina esce di cucina. Quello può spensare, la punta sta e che la sta scendendo. No! Che se vuole un vecchio premio lo giuro rosso. Solo che l'uovo stava di così, e pure esce. Allora io sono chiappato, mi sono. No, pure, non ci capo. Da sotto l'ho frizionato, mi sono attrezzato, mi sono squacciato qua tutto l'intestino tenue e il grasso e il medio.
Ah, che sono... Però sono trovato in e la gallina fatta. Oh. Giustamente, mi fa dopo. Come la farina fatta? Pio, e io me lo so pigliato. È stato un dono, un segno di ringraziamento, che se avesse morto, se ancora lo cabottare. E secondo me, lo paio di giorni, il batco sarà sicuramente a Doruscio. Però, visto che abbiamo più di fame, si può fare. Voi, freghiamo solo lo bianco. Lo rosso me lo mangio ma solo, non mi essere mal di fame, perché il rosso è molto ricco di proteine e posofospiti. Va bene di meno di piti, insomma. Me lo frigo, mi frigo il bianco, anzi, prendiamo la fessura. Ecco. La fessura la c'è quasi, giusto? E qui c'è mole, me le mangio. Oh. E in che ne fai il bianco, in che l'alma di mamma, eh? E chiude 20 giorni che non c'è sta una goccia d'uva contro sta casa. Che capri, che tutta la neve che si è trovata a quando non aveva una goccia d'uva. E poi come la fa? Mi la madre. Se come fa? Non te lo decide. Tu glielo fai un bucotto, so, e vedete, alla faccia nostra. Non va buono, non va buono, perché se qui sono un po' corto sopra, non esce. E tu, come per far uscire il contenuto del vuoto, deve entrare l'aria. Allora gliela fai il buco pure al culo, perché questo c'è il culo, ma senza... Allora gliela fai. Come poi lo dilazzi, bene. Tipo che si fa gli si rompe tutta la cuticola e la membrana che tiene poi tutto quello, è come una cosa per le razze, vedi? Che ci va a portare però ti sciacqui e te lo suppli solo che a mangiare qualcuno c'è e gli accade che ti muovono un bicchiere d'acqua non mi dà soddisfatto il mio canarozzo apparecchio iuttitorio che dirsi fuori quando mangia deve subire delle forti sollecitazioni ad apatella e che da venire a terra il cucinone per stare a casa lo sconto acqua lui che si mi muove. Lo faccio un bicchiere d'acqua, faccio più l'acqua. Sto pensando l'acqua. Che bello. Lo vai a Pugette e mi faccio prestare una cucciaranna così. La cuccia dopo, una cucciaranna già basta. Ah, sì, ma... rivieni. Tu intanto a peccio lo asse. Aca, la bomba la scorto rumosa fa. Le rumose mi cucinei allora. Allora vuoi il cipitiero di essere. Aca, si cacciate tutti lì il bello. C'è una motta della macchia, ogni anno passa. Luchi, Luchi, tanto è sua mamma che devo sentire a Pietro di cantare lì, mettilo vado dalla posta. Mettilo vai anche Luchi di mamma, andiamo a uscire. Muovimi! No! Non muovimi! Luchi, tanto è sua. Una mano! Luchino, tanto è l'ova! Uno piede! Luchino! Batti mano! Batti! Luchi, mamma! Mamma frittata! Frittata! Io ti squaccio ogni sopra! Ti squaccio, scemo che ne siate! Ma che gli diciamo a Pietra? Ma che è quella che devo sentare? Mamma è stata, mamma! Mamma è stata! Io te ne vedo il mondo, su mare! Ma se tu lo stai, poi lo stai buon cocco! Pulisci il terra, scendi! Non finire mamma, l'hai messo qui! Avanti! Avanti prima che arrivi Pietro! Pulisci buone mamma! Te la faccio streccare! Ya, vada a sentare! Ma siete là?
Sì, tanto generoso cugino, non ha fatto naso a casa. Tanto sono arrivato, io stai nella bottiglia lui mi. Secondo me è andato alla finestra. A meno che non fosse una microspiri che lì è capito, la segna lì. Getti per te l'azza. Una cosa buona si detto. Allora sei di nuovo. No, ma che Carlo? Quando te ne sei da concerto, poco dopo, ha venuto la moglie di Carmenuccia, che la gallina in braccia. La cuè, quella. Ah, Carlo, povera gallina, come piagna. Sì, piagnava, c'è tutte le lacrimone, Carlo. Sei venuto alla tua ilo? No, perché ho detto, signor, ma guardate la gallina che Carluccio, vostro marito, gli sette di loro per la forza. Se non gli diventa la forza, c'è ancora lo che ha buttato la brutta testa. Boh, piangi, quando piagno io lacrima, cos'è che gli dice i cuori, boh. Mannaggia santa di Carlo, e che vuoi fare? Io le sono ridata. Mi spiace, no, che ci sono magnifiche e poi che ci avanti storia. Ah, ci può stare. Mannaggia. Buono, papà. Carlo! Ma che te fa? Che schifo, lui asselù. Buono, che fa ingrassare. Fa ingrassare secca. Allora, l'ho tutto ridere. Non ci può. Chi è? La colpa di lui, si è facendo la pediagione. Ma niente, mi ha detto chi è? Madonna Cristina? Tu è là? Ah, era la... E Genevieve, la franchise de Paris. La scrotta. Che gli hai siti? Sicuramente. Ruffiano. Sicuramente va tu in love. No, con la vedece, va tu in lucine nostra. Che sa perché? Per fabba sazz babband, locaggio petruccia, che lo marito ha partito per Roma. Che andasse il ruffogliano? Che torca! Carlo, io non gli dice. Che? Sì, che faccio, ma non vai a che la vedi. Pensa ci te, sacci che tu. Non ha molla a mogolo, ma che le fanno franchi? Avanti! E per me! Ah, oh, vabbè! Ci siamo tre? Siamo tre. Madame Genevieve, quel momento mi porta alla casa mia, ai... No, Carmino. Oh, Felipe Carmino. E voi, voi. Bravo, bravo. Prego, prego. Che par francese, come se niente fosse. Sì, sì. Mi tengo a imparare un francese, a furia di sentire pesticcia a tua, con tuo marito. No, bisticcia, no, no. C'è l'amore. Sì, sì. L'amore non è bello se non è litigare. Che bello la tica perché dopo sarà ne pare. Sì, caro. Pardone moi per le tue fegemo. Yes. Sta parola proprio non mi ci vuole. Devo tenere posto qualcosa. No, dirigement, sì. Dirigement significa disturbo. Ma non è dirigement, ma no, non disturbo per niente. Pardonne-moi, je ne parle pas ancora bene in casa nostra. Ma è facile, è quasi la mia chose in casa nostra, frangiosa. Sì, sì, si riassomigli molto, è simile. Si è uguale, insomma, uguale. Sì, tutte, ma molte parole è la stessa cosa. La lei, la pai, la bouteille, l'ugei, la giacotte,
la brusotte, la fragotte, la mignotte, la bicicletta. Che sei la mignotte? Tu l'avessi la mignotte. Mi pare sono completo. Ma chi era quattro pe perché non sono aspetta. No, ma è strano che lei non sa cos'è. La mignotte. Allora, ti presento la vei. Le marche à porte. La macchina. Anche se ha chiesto. La mignotte. Ma quanto quadrato? Come è? Andare a pesci il cuore che fa roba. Me ne passa la macchina in chiove. Fare quando che non da piove. Bene. Ma resta bravo che se no mi si. Eh sì, che dice, la sera incontra un sacco di lì, ma si accomoda adesso, sul sofà, si può fare, vedi, sofà, si può fare, sai che si può, assetto, noi la poltrona, ma si dice pure sofà, se ci pure le frasi, sai, sì. Muoio, mangi giù le fagioletta da buato, perché mi fai ambressa la toilette. E perde la silhouette. Ma chi ci mette niente? Bravo! No, prego, prego. Ti devo tre facili. Sì, sì, ben quattro facili. Ma la signora Madame Cristina? Non ci sta ici? No, ici va la funzione. Qui c'è tardi. Ah, peccato. La recette de la Bologna Marie Plaine. Oh, perché quando torna mio marito Pepino? Ah, Pepino! Je ne voulais préparer! Ah, le bologna replay! Ah, le bologna replay! Ma moi je vais te demander! Oui, merci! Sì, beaucoup, beaucoup! Au revoir! Au revoir! Bye bye! Good morning! No, guarda, guarda! Ciao! Au revoir! Je vais. Oui, je vais. Oui. Je vais. Bien. Moi va. Non, tu vas. Cristina, mica per caso te ne rigi molto. Ma dotte, non sei niente, succede un tono. Luca, piglia. Ehi, ascolta bene. Va al bar di Coccia Torto, quello sotto al bar, sotto al palazzo, capelli. Allora qui ci sta Petruccio, bella fronte, ti aspetta, che ti conosce buono. Petruccio ti conosce buono. Ehi, dai, salotto. E dai che fa mezz'ora posaio. Che l'aspetto. Camare di mangista io da Roma. Si capito? Tu non parli Franz, tu, eh? Ma chi c'è stata una mala Francia? Io sotto lo quasaro. Anzi, della Madonna. Contrada Pian del Lago numero 43. Vicino ai leoni. Tra cavicchione e fracillò. Si capì? Luchino, capisciato, capisciato. Che c'è per te? Mi raccomando. Brava. Ciao, au revoir. Mm-hmm.
Ciao casa. Madame Geneviève, scusa, ma mia moglie che fa? Ma l'ha spiegata a voce la ricetta. In pratica prendete la bulignana, lo mettete sopra la tavola, gli date una rocciolata così. Poi gli tagliate il picciolo, il cippo di quello dove sta attaccato, poi gli tagliate anche la prima fennetta perché vi serve per fare strada, per passare col coltello che lo dovete insaccare dentro la bulignana. E dovete tagliare intorno, rende la scorcia. Più lo fate sottile la scorcia, meglio è. Poi la bulignana ripieni, perché il buono lo piove, mica la bulignana. Allora, quando più ce ne arriva, la bulignana meglio. Poi, dopo aver fatto questo lavoro di scavolzamento, con la cucchiaia dovete in pratica spansare, dovete sbudellare la bulignana. Tutto lo sbudellamento che avete cacciato lo tacciate fino. Poi la misticate con il cacio, l'uovo, un po' di pancetta se ce l'avete, oppure la ventresca, oppure l'ummello, la bronza di lungo. E ci dovete mettere anche il pane sformicato, ma quello no, il pane rifatto ci vuole, perché quello di oggi si appallotta. Dopodiché fate tutto l'imbascio e lo rinzeppate dentro le bulignane. Ovviamente vi avanza un po' l'imbascio, perché se ci siete le vite loro lo piano, ce la rimette insieme a tre costa, ecco quello che c'è, ma ci fai 3-4 pallotte e lo mette a soffriggere, a qua c'è capaballo le bulignane. Se qualche bulignano non si attiene, ci inzeppa la pallotta vicino. Quando finite di soffriggere, ci ricade un po' di sugo e lo fai un po' con la sua. Poi lo devi coricare le bulignane e una volta che sei cotto un filo d'olio, un'idea di sale e capi. Si è cotto le bulignane. Bella fratellina. Sì, c'è una lana, splendida, attenzione. Andovi? Luchino, passeggiata. Bene passeggiata. Pure fratellina. Andiamo al fratellino. L'ha picciata. Ciao, papà. Non mi chiama papà. Ciao. Ciao, casa. Non basta l'autotremo. Quello che avete a paccare passa dalla candela, perché che devi dire? Sarà appettata, la tratta al pane. Sotto la scala, la faccia d'olio. Ciao papà! Non mi chiama papà! Ah, ma si casca con le bulle. Ma tu guardi che mi ha succedato. Ruffia! Ah! Ma tu guardi che sono. Ah, che. Stupido del ruffiano, sarà pure via cibo. Boh. Permesso? Se mai riesco a della magna. Ehi, Ludovico, entri. Come vai da queste parti? Novità? C'è mamma, aveva a Lubarre, sotto al palazzo. Luchino che dava un piatto a Pitruccio. A Pitruccio? E chi è Pitruccio? Pitruccio, chi è il giovanotto che se la fa? Se la fa? Ah. Che significa se la fa? Se la fa significa che hai l'amante della moglie di Don Peppino Scacciacani. Ah, gnale si scusariella. Ma boh, ma per quello che diciamo, che ce ne traccio io in questo trascorso? Allora. Mamma ha detto che anni vorranno bene a Luchino, e perciò che diciamo tutte queste cose. Ah, perfetto. Ciao. Saluta mamma. Saluta mamma, ma non le dici, tanto la ricordo lo scosso. Sa tutto tu, tutto tu. Persona triste, nominate e vici, già sono venuto. Ha durato poco la passata, mancano qua la mia passata. Mandare a Bregogno non qua. Dena a Bregogno non qua.
tutte se imbrui, tutte se bucei, porti il biglietto a classe con razza da vedere, ne ha breve, tutto su macelli per tu sul da scagazzi. Sì, tu sul papà. Non mi chiamava papà, a quattro sul da ronzonetto. Sì, quattro sul da papà. Non so dire che non mi da chiamare papà. La bocca da la mezza lira. Sì, mezza lira papà. Non mi chiama papà, ma pur se ti avessi dato che ti ha detto, ma lei, come fa? Sì, ma lei, papà. Grazie, non mi dici che ti ha dato tu lei? Sì, tu lei, papà. Tu sono detto che non me la chiama papà, ma insomma sposa poco anda a capra da là. Uffa, dici lei, papà, dici lei. Uffa. C'è un mondo a tu, me! Breve Luchina, papà, c'è un buono sangue, lo sangue, tutto sai che sta, lo sangue! Ah! C'è un buono, cantami che mio papà mi si apre il cuore! Ah, mo si può fare Luchina, adesso deciderà mamma, così ci va a fare la spesa! Ehi, che dici lì? Ci mangiamo abbondantemente per giorni a buttare, non lo so, c'è Luchino. Luchino, ti ha fatto spesa, papà? A davo! E che è quello che stiamo? Quando è l'uovo? Bravo, che si è cattato, che si chiama a preparare? Cristi! Nina! Ah, Cristi! Cristi! Si chiama? Lui non manda, si mangia! Ma colpo senza mandetta, mi sa che andiamo anche tra noi. Ah, Luchino, fatta la spesa, che sono accattato. Una bella pezzola di cacio di pecora all'olio, quello che si schiama quando lo taglia. Scamorza angelata, scomodca si chiede pure un bel saggicciotto. Andiamo a vendere cera, pugenti quelli. Con un bellico, che te lo si cattivo. Bravo, Luchino, bravo, faccio vedere. Mettiamo lo stile. Tada! Li sciorve. Ti piace li sciorve, papà? Non dico niente che effetto buono, ma che si sciorve? Sciorve fare, papà? Fermo, fare fra due mesi, che è. Carlo, ma non si capito? Luchino ha cominciato a dare la frutta. Ah, perché la frutta l'ha cattata a lui, mi è rimasta sola. Caccio, caccio, si catta, scommetto che si catta pure un coniglio imporchettato. Di chi, oh, papà? Una papera incoigliata. Un gallinaccio ingallinato. Si capla, perché si catta, si catta. Tada! Bravo, mini ceccio, fumiciolo, trick e track. Per capodanno, papà! Ti piace, papà? Sono che a Capodanno, che poi diciamo quasi 300-400 euro per la caramella di una volta. E sconto, papà? Se sono uno stupido iniettore, non possiamo andare a Capodanno. Bravo! Che il tuo mondo a trovare. Allora che musica da fare? Ma la rischina, bomba giù rossa. Quanti, papà? E come si chiama? Super mega... Boom! Boom! Ma non si che ci fa, papà, che sta super mega... Boom! No, papà! Chiedo scusa.
Carlo Bonaccio. Ah, Carluccio me! Sì, sì, l'abita qui. Che volete? Dovrei parlarci un attimino, se è possibile. Ma fate il giro a quella via che mo vi apro. Grazie, signora. E attenda le scalelle. C'è un super mega bomba, siete per le corte. Ah. Chi te a parlare? Ma, una fomma. Una fomma. Scemo, ha passato una signora elegante. Io ho trovato una... veramente, ha detto Carlo Bonaccione. Senti, chi è Carlo Bonaccione? Tu cosa ti lasci, ma Carlo? Mi parla la ricorda che ti chiamavo Bonaccione. Ti chiamano per nome, mica per cognome. Tu non dai conti, io ne saccio proprio quello. Vediti. Ah. E che ne so, ci sono detto me, fa un giro che a volte vi incarico. Perché ne sono preciso a nessuno, sorda, e l'altro. Ma Carlo, se tu fa, vedi che io trovo il natto, parli, c'è ti, vedi che può, ce ne vuoi affaccia a lui. Ma mica gli si è fatto dolore una colla. No, ne sono spiatato. L'ho mandato in coma farmacologico per fare l'ora. Carlo. Sali, sali, ciao. Carlo. E io passo, passo, passo. La bomba c'è che borsa. Avanti, avanti. Prego, prego, prego. Buongiorno. Grazie, ragazzi. Buongiorno. E lei, signor Carlo Bonaccione? Ah, sì, io sì, sì. Lei tu. Cosa posso fare per il... Mi presento, sono l'avvocatessa Bologna Alessandra del foro de l'Ouest. Che me l'hai relata? Cosa posso vedere? Signor Carlo, c'è qualcuno che può sentirci? No, no, stai una qua in capicino. Perché avrei bisogno di fare un tête à tête con lei. No, mamma mia, no, però giuro. Signor Carlo, ho bisogno di un padre per un figlio. Ya sandali! Un attimo e sono da lei. Mamma mia, mamma mia. Allora, se lo vuole maschio lo facciamo sul divano, se lo vuole femmina sul letto, se vuole due gemelle maschio e femmina sul tavolo, via, via, Carlo. Il sciopponto che anda per qui, le faccio fare un quarto qua di sgemellare. Ma cosa capisci? Se lo vuole padre che vuole, signor Carlo, stiamo... Ma accoppa, se mi accoppa non accoppia niente. Ma cosa ha capito? Come cosa ho capito? Quello che mi siete detto voi. E cosa ho detto? Io sentiamo. Che volevate fare un tè a tè. Io non è che c'è tu, però loro hanno compito per me, per la e tu mi siete che volevo un figlio, un padre per un figlio. E poi siamo su. Un padre per un figlio da lei? Ah, una da te, e te le che una da te. La maschio qua femmina. Se ne vuole sul tavolo. Ma secondo te, con tutti gli uomini che mi corteggiano, io sceglievo proprio te? Ma io non la corteggio, io la scorteggio. Sto drucciolando e mi sciolare. Saputo, ma che ti dici sa caccia? Ma poca, io non capisco il giargiano, sta dietro, capisci? Non è bellus, bellis come si dice ciò che è bellis, ma è bellis ciò che piacis. E io modestamente piacis. Io che ero avvocato, non sempre, ma le bellezze ce l'ho nascoste. Mo sluffo! Ma prima mi fate arrotare e poi. Poi mi azzannate! Signor Carlo, io le chiedo scusa per l'equivoco. Ma che mi sono capri, io ho raggiunto il punto di non ritorno. Oh, questa vostra la coglie, la fanno Signor Carlo, mi faccia parlare. Ma che mi
serve a parlare, la mugre faccio. Non mi sono spiegata bene. Spiegate buono allora. Ho bisogno di un padre per un figlio, da legittimare. Il figlio c'è già. Ma c'è la patria. E via te cosa perché la patria. Ah, a bocca, che cosa è? Ma vi siete tenutamente attorno? Bocca, secondo te che tutta la miseria che stai a che donna, io mi volta a legittimare un figlio di un'altra. Sono legittimato Luchino, mio nipote, il figlio di mia cognata, che si è morta cantannata, questo si è morto, che sta anche lì da vent'anni, e ora legittimato un frastiero. Che mi se ne importa a me? Signor Carlo, si accomodi un attimino che le spiego tutto. Se nel frattempo non mi fa su figli, sono pronto. Mi chiacchierino, Si accomodi, signor Carlo, stia buono. E così. Dunque, il mio cliente, il baroncino Adelmo, sì, un nobile decaduto. Decaduto, l'ha fatto male. Decaduto. Squattrinato. Ah, si chiama Sabria, lì è frustino, giuffonato. Sì, figlio naturale di una marchesa, si è innamorato di una ragazza borghese ricchissima. Cosa sapete innamorare? Ma lo quadro della marchesina, sospettoso. Ripeto, tutto sospettoso. Sì. Vuol conoscere la famiglia, ma soprattutto lo quadro di lui. Corriere, questo che no, che fa? Fermo, sì, porta sì, dietro. Ma di qui l'inghippo. Ma c'è l'inghippo? Lo guardo nell'età. E quindi la ragazza disperata si chiede cosa fare. Arpuenz. E ha incaricato a mamma di trovare lo guardo per lo fidanzato. E qui è entrata in scena poi. Ah, quindi io devo essere scrupolato. Sì, ma a me, chi mi se ne frega di questo caso? Che me ne importa a mo' che quello di loro padre che mi sono innamorato? E guai così, ma di che tanto guai? Io ti chiedo guai. Io se spadde a fare la mediazione, non le vado con una moccia me la faccio più. Dopo l'ho fatto fedare, non io sono fatto fedare magari lì, ma un po' qua non le ha federe, so canto, vorrei vedere. Sembra la mia mangiare se moderno di loro. Poi se ti vuoi fare un ferie, ma non lo faccio. Mo, che capo me ne importa a mo' di quelli che ha tenuto fare? Che me ne viene a me di tutto questo trascorso? Signor Carlo. Che le guai? Mi lasci finire. Ancora finisce? No. Finisce. Il baroncino Adelmo. Per tale gesto generoso e spontaneo, è disposto a dare come ricompensa decimela l'aere. Voilà. Mille subito, come caparra, e novemela l'aere all'atto della fuerme dello congiuato. Ha capito? Dunque ci pensi bene e mi dia una risposta. La capata! Complimenti, che uomo deciso! E da mo che ci pensi? Ma prima poi non mi capo di aiuto mi fa legittimare un uomo. E uno questi ci soppeso, ma non so fatti. Ha visto? Ma la sua giornata fortuna. Proprio fortuna. Ma mi dice. Scherzi! Ecco qua, le mille lire! Non mi assetta buono che se no me ne casca da adesso. E che la veste male! Mamma, si sta pure a letti delle cose! Quanto capo si sta! Mi si mangiano solo che le parentucce piccinine di ferro a tronzonette. Canta, leggi. Oh, buon dottor figlio. Signor Carlo, allora io vado. E ci vediamo fra due giorni per farle conoscere il baroncino. Due giorni? Suo figlio. Ma poca tanto ieri.
Benedetta, voi due giorni. Quindi ci vediamo per farle conoscere suo figlio e per fermare lo contratto. Ma se quando vuole pure io subito. Va bene. Va bene. Allora ci vediamo. Buona giornata. Arrivederci. E vuole fare il figlio, la mossa volevo. Signor Carlo, accuccia, accuccia, se vuole. Si ricordi che lei diventa lo quadro d'uno guarano. Quindi tenga un atteggiamento signorile, parlare garbato. E mi raccomando, quindi un modo di fare signorile e fine, fine. Non ci vedo come va bene così. Va benissimo, va benissimo. Io tranquillo, io lo sono messo in botte quando mi ci metto il padre di che vuole fare un figlio da me. No, perché se ci rimetti io sono a disposizione. Va bene, senza, la ringrazio. La rimprego. Arrivederci. Sono buono. Per la firma pure c'è un po', quando gli tenevo lì, mamma mia. Luca, Luchino, ma Luchi, mamma. Luchino ha fatto niente. Non ti preoccupare, ma passate, Luchi, per il momento. Luchi, papà, mi fa una masciata. Forse te lo porto un fratellino. Fratellino a tavola, non delegnami niente cose. No, fratellino, bravo. Ah, qua, tritti. E per questo fratellino, me lo mi dai rendere il nome di che? Ma, non vedo l'ora di diventare padre di rendere il nome, me la dico. Ah, e già che mi ci trovo, faccio pure la sposa qua là a tavola. Che vuoi mangiare abbondantemente. Cioè, aspetta. La crepa, la magna crepa panza, devo recuperare, e recuperare lo premio, l'umo e lo tappuma, e a puntagne la sorte, mi accatta la carriola, mi porta la panza. Papà, pure Luchino mangiare assai, Pure Luchino, sì, pure Luchino mangiare assai, però a Luchino gli attocchi le ciorbe. Se si fa? Non farti ciò! Non parli di me sabuccio, lavoro. Però se tu quel lo attendi spesso, si fa. Mi ripeto che funziona. Assaggio. Non farti. Se no si può fare tutto quel bagno della bombocciola. Ma io della super mega... Giovanotto? Che abita qui il signor Carlo Bonaccione? È qua, abita qua. Bene. E dove si entra? Dove si entra? Tu gira, sì. Gira. Va bene. Attendo a Scalella. Non si preoccupi. Buongiorno, signor Bonaccione. Le devo dire una cosa molto importante. No, io Luchino, nipote, zio, uscito, tarde deve, tarde. Oh, mannaggia. Purtroppo io devo dire una cosa importante. Io sono il notaio La Trippa e vengo per conto del consolato italoamericano. Per notificare il testamento del fratello Federico Bonaccione, che purtroppo è morto. Giovanotto, non scherziamo, si tratta di milioni e poi di parecchi milioni e molti beni immobili.
Su, vado a chiamare che io non ho molto tempo da perdere. Su, su, vado a chiamare perché... Io non so, zio uscito. Masciata, molto importante. Forse è andato a comprare figlio. Per figlio, na quelle lire. 10.000 lire. Ma come? Ma è pazzo? Ma vado a comprare un figlio, cioè a legittimare praticamente per 4 soldi. Senti, lo devi andare a chiamare, avvisare, non deve comprare niente, non deve fare nessuna firma, nessun documento, nessuna legittimazione. Perché il fratello Federico Bonaccione, che è morto in America, ha lasciato espressamente scritto nel testamento che se c'è un figlio con il cognome Bonaccione, tutta la proprietà passa a quest'ultimo. Capito? Ma io poco ci aggrotto, poi niente. Agnai è in bocca. No, Luchino, capisciato! Capisciato! Vediamo. Zio Federico America Moruto. Lasciato eredità zio Carlo. Se zio Carlo compra figlio, tutta eredità bacia figlio e a zio Carlo manco un cazzo. Questo pare che è stupido, però attende. Ma giovanotto Luchino, io purtroppo devo andare, il mio dovere l'ho fatto. Mi raccomando, fallo presente a suo zio e ci sentiamo, arrivederci, ciao! Ciao notaro, ciao! A te passarella, Fratellino! Infatti, sciomo! Luchino! Pitruccio! Vuoi andare? Sale, Pitruccio! Pitruccio, amico mio, Come resisti?
Ma chiama la madre, che corre, ma chiama la madre. Ma è tu, dai, come tu, chi sei fatto l'ultima volta? Preso un tram.
Luchina Todrutram. E dove vai a? Madonna, Cungè, ma che se capite? Ha preso un tram. Un tram di origine nervosa. Non mi dispiace, comà. Povero Luchino. Portinaia! Mamma mia, la portineria e il ruota che ha. Se ti serve qualcosa, a completa disposizione. Sì, grazie, comà. Ciao, Luchino. Oh, ma che bello. Non si capisce niente. No. Ragione, mamma. A ossia per sta cascala long. Tanto detto che hanno in bar, a chi gli serve? A chi no? A vedi? Mo, mamma, a ridurlo trucco. La lumetica ha detto che ti fa bene. Dai, tu. Dopo, mamma, a me sì. E questa cosa a fone, mamma. E per me? Oh, scusi, mamma, ti amo, Cristina. Che sta cercando? Scusi, come sta va, madame Cristina? Come sta Luchino? Come lui? Pare che va più moia. Lui mi ha detto che va più moia. Ma non vado che dorma. Ma per lei che è buon segno, lui mi ha detto che allora le facciamo dormire, ma niente, dorma. Va bene. Pepino! André! Che è scritto fin per lei che non sarà? Buongiorno, donna Cristina. Buongiorno, don Peppino. Ah, io sono malamente, soffritendo. Ma cantano quadrare voi, ogni lucchine vostre. E succede queste cose. A mo si strogna il cuore. Mi vedo a piangere. Peppino. Io la cedosto a chi conviene se povero qua di. Donna Cristina, un po' di frutta. Grazie, non ci stava bisogno di niente. Voi, don Peppino, siete l'uomo più buono e generoso del quartiere, come vinci sta nessuno. Ma prego, accomodatevi. Peppino, in piedi vicino a me, qua. Ah, è vero. È très bon. È buono e gentil. C'è troppo buono, mon marito sì, Peppino. Sì. Oui, c'è troppo buono. C'è bello, c'è bello. Ah, l'altro giorno, è venuto un ladron a nostra maison, alla casa nostra. Madame. A Robert. Mm. Peppino, Narcisse, no. Ah, no. No, Narcisse. Allora non è buono, è stupido. Sì, si può un po' subito, però sei troppo buono. Ho fatto solo un pidario avec la pistola per salvare a me. Oh, no. Merci, mon amico. De rien, ma chérie. Ah, io si sa, sono malamente, soffetente, ma l'ulade, che lo petriuccio, che... Se credava che io non ci stava la casa, ma fatte poco. Anzi, tenerozzo. Non giovane, alte, bionde, belle, ucchia celista. Ah, tal quale lente non. Un strotto a ruba. Una casa senza nome e donne, per la miseria e la disperazione. Ehi, non te ne avevo manco le cazzone da morte, sì. Girava in mutande, girava. Ah, come ha detto il francese, se la vi. Oui. La prossima volta però, io lo sparo, non c'è da quelle scocche! Mamma mia, non c'è da quelle zitte! Ti fa male il fegato! Madame Cristina.
Cristina, nous allons, tenez un po' che faire. È già ben andata. Sì. Va bene, signora. Excusez-moi pour les dérègements. Ah, che cosa? Les disturbos. Ah, oui, oui. Voilà, sono la vita. Fate bene. Quando volete venite, portate qualcosa, non ci aspettiamo. Va bene, arrivederci, arrivederci. Che fini? La cena, quello, si scatta. Che la faccio, campi. Ah, donna Cristina. Salutate Luchino. Ah, è te turma. Luchino, arrivederci. Auguri. Pensa a te, alla salute. Cara gente, gli è malamente, gli è fedente. Peppino, canna! Faccio lo sviluppo. Tu non già credi, ma io non sono sposa da lei. Tu non è curiosa. Sentire i soldi tutti di ricerca. Se invece li tieni volisciuti. Ah, faccio stare, non tengo il resto. Ah, allora che farò? Lumed che ha detto che si era ingiciliato un po'. Ma che c'avevo ancora un sacco di tempo prima che era cominciato a parlare a buona. Dopo pure che andare a parlare. A meno che non gli facciamo esercizi di riabilitazione. Allora bella è questa, mi sta faccio. Ma se vedi che faccio, ma che darbella, la riabellazione e l'esercitazione di voca. Alla masciugata, a mangiare di giorni. Per esempio, Carbon, mamma, papà, a, e, i, o, u, y, papà, para. Carbon. Accuscià la longa, sare scioglie più a lavoro e rumanata sare sa, si capì? Io accia a camera la longa. Udogna si fa. Mamma bella. Luchin. Mamma. No. Mamma. Papà. Posso venire a mano? Carlo, niente! Carlo, sei cufa, bruciti! A te da scottati chi, Luchino? Ma che stai, ma che ti si scimene? Ma chi è si sto potaggine? Esse mamma, papà, zì, nonno, ciocione, io, ippi, se no, ma che ma fa? Che ma fa? Donne un'altra, un medico a tavola. Mi ha detto che Luchino, per riacquistare la parola, deve subire un tram, un altro tram. Un tram se ne è ito e pare me ne è un tram. Che dice che era questo si chiama la legge Gnoto, insomma questo che dice tu, mia capra si chiama così, che a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Quindi se la paura forte
gli ha fatto per la parola, un'altra paura forte di può far venire. Quindi io siamo gli accoppola la capa al brodo. Può darsi che è arrivata la parola. Perché praticamente lui ha avuto uno scompusolamento cervellare. Questa parola gli ha sfasato tutto il meccanismo, tutto il neurologico, che è tutto l'apparato che risiede nella parete occidentale, no, orientale, occidentale, che gli ha tutte le cose, le carte. La cappa si chiama le coordinate bancarie, no, cartesiane, se tu c'entri udito, insomma. Poi con sta botta può darsi che si sarà si muove e gli arriva apposta. No, vista la spesa. Vanno a stipare. L'hanno tutto a bistè? No, tutti cucire per ora, sai, ragazzi. Ma buona cartone, vai a monta a bistè, perché la vega è più frosca. Andiamo, che avessa fa? Avessa fa la scuola a sto soggetto. Soggetto indisciplinato. Ignorante e ruffiano. Ah, porta il biglietto a che l'ha scontrato. Non te ne avrei ognuno conto. La tepariglia, la retapiglia, la ratafiglia, la capesce. Insomma, la cura, che la botta è. Mezza ai, a lui, che è qua a terra, cazzo, si sbaglia, una lì, una retta, No, forse ciao, una bella botta, persi per persi, stupido che è stupido anche me. La medicina già. Signor capo, buongiorno. Ci hanno pensato. Sì, io sono pronto. Ho portato con me il baroncino, ci possiamo accomodare. Prego, si accomodi. Prego. Allora, andiamo a fare una cosa e tu mi vuoi non meno. Ecco qua. Cosa chiedi? Prego. Tu mi fai girare come fossi un bambolo. Ah, che lì mi fa girare la coccia, mi fa girare. Tu invece mi fai girare. Ma. Vengi. Prego, avanti. Ma l'appuntamento per la firma non era tra due giorni. Cos'è venuto a fare? Come a te? Sì. Scommetto che gli è venuta voglia di fare un film. Sbagliato! Che sant'è? Come attento, signor Giacomo. Sì. Ha ragione, sì. La firma del contratto era fra due giorni. Ma vede, il mio cliente, lo vuole. Deve partire per un impegno improrogabile. Ah. E quindi voleva accelerare i tempi, voleva conoscere Le Poitre e procedere alla firma dello contratto. Per tanto poco. Gli abbiamo dato anche la caramella pingando, ma non gli ha fatto affetto.
Allora devi stare coperto. No, sì. È incomprensibile, non si capisce quello che dice su povero Bartolasci. No, ma questo è così di fatto. Cioè, è nata a cucerci. Ma è suo figlio? Mio figlio, ok. Non pensasse, un paio di figli con me combattenai, comunque. Lui non è mio figlio, è il figlio di mia cognata, la sorella di mia moglie, che questa sorella si è morta quando ha fatto la scrua a Roma. Ha fatto affalando, penso che mai a nascere. E quindi loro abbiamo tenuto con noi perché è andata male. Questa è già compagno qua, solo la costa. Signor Carlo, questo comportamento la nobilita oltremodo. Sì, sì, è un altro mondo proprio. Eh sì. Stiamo facendo ottenere il barone. È imperdonabile. Lo vado a chiamare. Sì, lo faccio entrare così chiudiamo subito. Signor barone. Signor barone, vi presento vostro padre. Signor barone, buonasera. Piacere. Dottor Long. Sa, e per i microbi, è questione di igiene. Sì, infatti, è che dà certi microbi che parlo su culone. Scusate, io devo dare una medicina a Luchino, perché lui perché mangia molte ciliegie, le sono, sì. Però siccome è il cervo, allora quello gli si imbiomba lo stomaco e gli fa una ritenzione. A un certo punto a botta, si scola. E allora, poi con l'intero germino gli ripristiniamo tutta la flora batterica dell'intestino. Io vado, lo intero germino e tu. Sì. No. Tu ne la parla, ne la parla. Signora avvocatessa. Sì, mi dica. Lei mi delude profondamente. Lei mi aveva parlato di un uomo distinto, di bella presenza, che mi facesse fare davvero una bella figura con i parenti della sposa. Più o meno. E lei mi presenta questa specie di gaglioffo, un ribardo, un clochard. Oh. Signor barone, questo suo atteggiamento è un'offesa alla sua intelligenza. Ma cosa si aspettava per 10.000 lire? Soltanto un poveraccio come quello potevo trovare. Ma mi dica, dove lo trovavo uno sprovveduto che rischiava 100 anni di galera? E dico 5 anni di carcere per falso in atto pubblico, ma... Buonasera. Prendilo Germina. Adesso lo intero Germino. Arriva. Quella da nuova. Andiamo. Io ho un problema, che da questa orecchia non ci sento tanto bene. Come fa? E si è un po' atturato. Deve sapere che la che... La tomba di Eustachio. Si è un po' ingrippata qua, cioè, ci ha fatto un po' di cetroccio, cioè, che la cosa gialla che è. Il tappo. Il tappo, oh, sì. E non si stacca. Tu
due stizze di Mastro Lindo e va tutto a posto, glielo stura. No, io vado per la verricchina pure. Ti sto pure che l'acqua, te la devi passare. Ah, comunque, con questo non ti sento bene, ma anche qua ci sento dopo. Ah. Ci sento pure all'altra parte. C'ho l'udito camaleontico. Forse solo che sai che gli ero camaleonte la capezza. Che il camaleonte gira gli occhi, vede a 360 sì, gradi. Io ci sento a 365. A piacere. Dicevo, chi è sta storia del pubblico falso? Che ci inganna di ingarini? Il falso in atto pubblico, tanti scemi sono, queste cose sarà da dire. Che cosa me ne sei detto? Mi ha preso per un ingenuo, per uno sprovveduto. Non sia mai, signor Carlo, assolutamente. Allora. Lei è intelligentissimo. Ma mi dica, se ve lo dicevo, non accettavate lo Stuas? Che c'entra? Certo che accettavo, pur piccio, ma pur molto, molto, pur piccente, pur piccinquantarelli, mi faccio scopro l'America. Vai all'America a note, rivengo con le maschere, le pinne, le occhiali, e il saccenuto. No, no, me ne vado appresso appresso. Vai a peggio. E allora, signor Carlo, mi dica, perché ha questo atteggiamento così ostile? C'è qualche problema? No, viene per fare due chiacchiere. Ah, e allora possiamo procedere con la firma del contratto. Signor Carlo, me lo offre un caffè? Sì, ci vediamo al bar.
Sì, sì, ci vediamo sotto all'unguaglia. Sì, sì, io vado al bar a pagare il caffè alla bocca. Non vado a firmare, non ci vado. Andiamo a prendere un caffettino. Un caffè. L'aspetto sotto, sì, allora. Sì, sì. Ciao. 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 Ma posso capire? Ma posso capire? Papà mo va a fermare il traffico, perché la bucata dice no, ma aspetta, ma che cosa che dice? La bottaglia che ti è passata, la gente si spanta, allora devo fermare. Mi piace. E te le porti pure una bella cussa. Una bella scatola di fruffru al gusto di sole. E ieri dico, c'è un pure contento, mamma, facciamo la lezione, non c'è da imparare a parlare. Non faccio mai che scrivere. Ma poi capisci la pausa. Celeste, ho fatto subito. Non mi ti sono portato. Mo facciamo la lezione. Assetta, a papà, o da andare a parlare. Assetta. No, ti posso stare pure a io. Tu, basta qui, che ti posso stare sotto. E poi, cioè, si uomo. Non fa l'ora. Assetti, terzo. No, era un mastro, non ho una figura che suda, da un paura il cuore. Deve avere un certo timore, maestro. Ma facciamo l'appello. Luchino! Tutti presenti? Vabbè, mi faccio andare con un medico, vi caccio fuori. No, silenzio. Il mio maestro Carlo della Porta. E chi è andato un cornacea? Se è morto, che è andato un cornacea. Diceva che i suoni che escono dalla bocca e arriva alle orecchie della gente che ascolta si possono dividere in labrale, in dentale e in volari o garzamellari, che dir si voglia. No, forse è sgrasciato. No. Allora, proviamo col labbrale. Luchino c'ha la bua, bua, guarda mo', bua. Tu, a buttare, ma dopo devi sbottare. Ecco qua, come bua. Ma facciamo la ricreazione. E prendiamo pure la medicina. Sì. Prendiamo la medicina. E poi, secondo me, c'è una cura che ti giovi Don Leonardo. Ci vuole il tram. Sì, sì, tanto perso. Stupido di ieri, stupido di me. Va che la vedi. E va che si ci stinghia. Io ho tutta matematica, mi vai trovare e non mi posso andare tua. Se ci stinghi, chiamami, che a me dice una cosa.
Alla mettere la sigla lo posto. Va, va. Ma, vedi che lo qua appena, fa lo palla. Che forse ne vuole nel proprio. Caccio lo qua appena, muovevo. La medicina è la tenona. Già fa quello. Qualche altro che ha perso la parola, via. Uva, uve, tanti, più stupido di quello che è, non ci può dire. Pepe! Ha funzionato la medicina. Pepe! Io ho più due. Ah, ti ha passata la tua. Ti scegli pure il palloncino alla doccia. 33 trentini. Entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. È una puttana! Va bene, figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci della ragione per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle figli da pollo. Sopra la panca la capacampa, sotto la panca la capacreta. Tre ragni al mondo pure muro, una cassa e buttacuro. Tre ragni al mondo pure muro, una cassa e buttacuro. Tre tigli contro tre tigli. Sotto lo braccio, c'è un quale pazzo, sul posto di base la tua pazzia. Nove navigavano. Sono andato? No, no. Savoir, sei bravo, veramente bravissimo sono montato. Bravo. Bravo, bravo, sono tanto bravo, bravo. Come sono bravo, sono bravo, sono stato bravo. Faccio sentire la voce, sono un signoro, sì. Io lo so che sono bravo. Però molto male che diceste voi. Sono bravo. Soprattutto le mazziate che sono dite.
gli sono fatto la goccia ciuma a ciuma. Ogni volta a cuce niente per angolo. E io chiedo la goccia, gli sono dito. Le sacci, comba. Le son dose le strelle che lui urna. Ma non ne sono detta a nessuna, solo che me l'ha domandata. Ma non lo fa spignorare, se uno gli ha domandato una cosa per le mani, magari sposti che lei l'ha per forza, no? Le sacci che non dice niente a nessuno. Ma comba, ma non è stato troppo che tutti che le giuma la goccia, no, povero no, quadrale. No, per... Ma no, Cunce, che povero quadrale, tutt'altro. I ciunni, ovvero noccoli che dir si voglia, sono stati provvidenziali. Come si evince chiaramente dai testi di psicotelegenica che sto leggendo, vedi com'è? Detti traumi hanno risvegliato le facoltà mentali che erano localizzate in punti ben determinati della corteccia cerebrale di Luchino. Ed hanno risvegliato ed amplificato in lui le particolari predisposizioni in noi innate, capito, comma? Mamma, comma! Devi sapere che uno studioso tedesco, del quale non ricordo mai il nome, Carlo, aiutami, per favore. Bene, Carlo Heinz Rummenigger, Schroeder, in Merkel. Sì. Esatto, grazie Carlo. Dicevo, comma, Karl Schwarzenegger. Quelli. Comma, il tedesco lo mastico molto bene, ma non lo parlo tanto. Lo mastico, ma non l'aiuto. Dicevo, questo filosofo qui ha identificato ben 27 facoltà mentali diverse, riconducibile ad altrettanti pernoccoli. È tipo la ciommo puntura. Il lago puntura in ogni altro perché lei corrisponde, il peccaie corrisponde, e che non vuole la ciommo puntura. Esatto. E Luchino me, ma modestamente, le te tutto qui. Beh, quasi tutto qui. E che ci manca? Il ciommo, il bernoccolo della medicina, il bernoccolo della filosofia, il bernoccolo dell'archeologia, il bernoccolo, il bernoccolo della medicina, l'ho detto, il bernoccolo della matematica. Pur la matematica. Certo. Udo. Facciamo una prova. Luchino? Luchina, mamma, dimmi la radice cubica di 1.337 miliardi e 557 mila elevata all'ottava diviso 7 per 9 fratto 5. 475,8 periodico, mamma. Mamma, come a pirli pezzuto. Ti riconosci chi? Ma Demre, ma che sei avuto un miracolo da santa parlandina muta? Demre, ma com'è successo? Com'è successo? Mo te lo dici com'è successo. E che, mentre istruivo Luchino, l'osso si è mosso in mezzo per le parole e io sono diminuito la poca di corso una cosa. Non lo vedi, no? Quello che c'è capo da Luchino mi sono mossa la nostra. A Luchino tre battere non c'è capo, non con la goccia di uno. E allora io mi avanza zam! Però a nostra i sabotte e i si sbotte, i si intosce e si muscioresce, l'ondre gli esce, dipende, e ci le vuoi stare te, però canta i sabotte. Che forza capo da ricevuto. Finazione di mondo. Io non sono una pettelazza. No. Se pure condanni giù questa cosa. Mo che le dice a Teresa la parrucchiera, al mercato, all'associazione.
buongiorno, mamma. Luchi. Ciao, papà. Luchi. Siete così cari. A voler festeggiare la mia avvenuta guarigione. Grazie. E grazie anche a lei, signora Concetta. Poi lei è la persona più compita e riservata del palazzo. Se talvolta dice qualcosa, è solo per il bene degli altri. Grazie. Grazie a te, Luchino. Senti un meglio giovane di Luguartino. Carlo? Allora, dici, qual è questa comunicativa specialina quella che ci vogli fare? Una bella sorpresa. Beh, come voi tutti sapete, nella vita esistono momenti bui, neri, scuri, come il carbone o la filigna o che dir si voglia. Però, ogni tanto, da che la finestra nostra, ma non so faccio tutto quindi perché ho la madonna aperta che non me la riuscio e non me l'aria condizionata, allora ogni tanto da quella finestra entra una spina di sole e oggi non è entrata una spina di sole, non una, ma ben 10.000 lire di spine di sole. La notte che c'è, eh? E me? Mamma, compa! Diecimila lire! Diecimila lire! Ma è che una quella di un milione! Ma vuoi che non un milione? Diecimila lire! Ma un milione, 10.000 lire! 10 volte! Ma allora? Ma allora siete diventati ricchioni! Concetto, nella vita bisogna provare tutto. Ma che cazzo mi fai? Sì. Dice ma che le sono rubite, cazzo? Ma possibile che anche tenga la roba che le sono rubate? Ma io non roba niente. Ma la riporta subito lo padrone. Ma lo padrone me la dite costa. Ho fatto un piccolo affare, un po' rischioso, ma... Insomma, me l'ha detto pure l'avvocato che andava a fermare al comune. Dice, oggi, signor Bonaccione, avete fatto un ottimo affare e una buona azione. O una buona azione e un ottimo affare, che dir si voglia. La fermetta. Tina, buona azione. Buona azione. Ma papà, hai firmato il contratto? E cavea, la mia magnetta, non si magnate di me. Ma l'ho ingoiato, per non fartelo firmare. Ma l'avvocato, se no io non entro tra i quarcisti e tutto lo dice fuori. Ma che disdetta. Che dice alla gente, se magni sempre. E adesso come facciamo? Ma diciamo, da posto un certo ma sei scimerino. Che scimerà lei? Chi sti continuo a fare tra la luce? Oh, vai, siamo diventati lì. Ah. 10.000 lire. Perché? Perché? Papà, è una tragedia questa! È una tragedia! Quindi sta buona. Ma che è la tragedia? Che è la tragedia? Siamo ricchi! Evviva! Siamo ricchi, compagno! Tutti ricchi siamo! Ma pure il posto che faccio? Mi accatto il palazzo, li etto in terra, lo rifabbrico nuovo di zecca e va a regalare un appartamento a Peluna a tutto qui. E mi metto ma al lattico, ma vedi la lattica che dai giù, 3 metri d'acqua. Ma ascolta. Vedi, quando io ero in quelle condizioni di disagio, cioè quando... Canta che rischio, vedi, è venuto da Roma a nome del consolato italo-americano tale dottor La Trippa. Comunque, gli ha detto che zio Federico. Zio è morto. Mamma,
morto Federico, lo frate carnale me, come hai ancora? Lo frate me, per cosa se muore? Quando sei muro di me, quando eravamo quattro, ci ricavamo tutti io! Che scarpellava! Che puzza roba se è morto Federico, come hai ancora? Lo frate me, dopo se ne è andato all'America e lì si è scritto mamma, ma per cosa fa scrivere, come hai ancora? Ah, Federico, ah, adesso questa maniera mi fa pure pure a morte. Concesa, è morto Federico, curatemi leggetto, mimì. Che è un frate carnale. C'è morto Federico, mamma mia. Che guai è successo alla casa? Ah, che disgrazia. C'è morto un frate mio! Povero frate mio! Ah, vedi! Ma Luchi! Ma fammi a capire, che ce ne vanno tutto questo trascorso che ho fatto che io sono fermato, la tragedia, le dici me la rete, la treppa, mi sono succione. Papà, vedi, tuo fratello ti ha lasciato 2 milioni di contanti, in più villa al mare, villa in montagna e una cassetta di sicurezza in banca con preziosi. C'è morto Federico, ha lasciato tutta folga. Ah, Federico, peccato se morto. Peccato se morto, sono le mode, grazie. Che poteva pure prendere? È 30 anni che moriva di fame, ecco. Tacci d'osso, ci può fare. Carlo! Ma allora, se avete vendito il rec? Tutto il palazzo! Tutto il palazzo! Tu paese, ma accatti, pure le vicine si arrivano all'appartamento. Chi non salta poveraccio, chi non salta poveraccio, chi non salta poveraccio, Ma ti niente condanno, ma nenzum! E con nenzum! Mo' finalmente a Carluccio li può chiamare papà! Che? Mi può chiamare pure mamma! Grazie, grazie per la bella notizia che mi dà! Papà! Ascolta, nel contratto c'è una clausola molto importante. Una clausola, ci sta sempre, sa pagare la successione. Le tasche, cose, ora da quello. Quello che attocchi, attocchi, quello che ne attocchi, ne attocchi. Ma è un parla, che cazzo se chiede, lo faccio. Nel testamento c'è espressamente detto che se tu hai un figlio legittimo, tutta l'eredità, e dico tutta l'eredità, passa direttamente a quest'ultimo. Quindi, questo per appunto continuare il cognome Bonaccione. Amen. E quindi tutta l'eredità, in questo caso, passa al barone Adelmo Bonaccione. E a Balangia. Mi dispiace, papà. Mi dispiace. Thank you.
prenderai, papà. Chiama papà! Dormi. Setacci, setacci. Disculpate, che me ne faccio? Li entro in mezzo all'ombrato, non coi manno scacciato. Li entro in mezzo alla rei, non coi manno un barei. Ma arrivano fese, e qui, ecco il padre me. Papà. Non mi chiama papà. Papà. Ti sei ripreso, oh, papà? Va bene, cammi. Vedrai che... Oh, notario! Notario, che ti sei... Ah, fidato la carriera, sì. Finalmente è arrivato. Ah, ecco, sì. Le vuoi lo fai, è una brutta. Prego, puoi entrare, giri a destra. Sì, sì, sì. Grazie, caro, magari. Cosa si è mosso la proprio adesso. Papà! Chi è? È arrivato il notaio, la trippa. Ma la trippa, devo farmi un fegato di colpa a stare alla trippa. Ma no! Papà, ascolta, è venuto il notaio per notificare il testamento. Ma che capro me ne ha fatto il testamento? È un atto dovuto, papà! È un atto di dolore, c'avevo messo. Non so, papà, non so. Che buccia ruota! Si sistemerà tutto, vedrai. Ma io sistemerò, come sistemerò? Mi faccio capire la capa a palla. No, papà, papà. Permesso? Prego, prego, si accomodi! Oh, finalmente, signor Carlo Bonaccioni, la vedo, la conosco. Però come è giovanile, come si presenta bene lei? Non sono io. Carlo Bonaccioni è lui, mio zio. Non si sente molto bene. Non sei tuo zio? No, non sono mio zio. E dove sta tuo zio? È lì, guardi. Oh, signor Bonaccioni, non si preoccupi. Capisco il lutto, il dolore, per adesso c'è la consolazione. Non si preoccupi, guarda, un paio di firmette, mettiamo a posto tutto, trasferiamo l'eredità a lei, auguri, lei diventa milionario. Ecco, un attimo che prendo le carte qui, purtroppo così, mettiamo la penna, ecco qui. Le tolgo, ecco, ci scatta la penna perché io non firmo, rinuncio, non firmo. Cioè... Non ho capito, ma... Ma è pazzo! Guardi, signor Carlo, che se lei non firma... Passa tutto allo Stato la proprietà, Ma è allo Stato con quel brutto figlio di... No. Scusa. Non vuoi niente, allora se la fai lo Stato, a quelli ne ha toccato niente, ha capito le cose. Chi è questo quello? Metto giocarmi a vedere meglio. Un barone. Mio figlio. Ma che barone? Mio figlio. Avete un figlio? Come è successo? Come è successo? Come succede sempre? Uno gli scivola il piede e... dopo 9 mesi si abbotta la panza e nasce un figlio. Come è successo? Questo è accaduto 34 anni fa, che... però è nato un po' più grande. Non è stato un parto difficile, una gravidanza isterica. Insomma, in pratica sono 2 gemelli, non, però è nato uno solo. Perché sono talmente educati questi ragazzi, tutti signori, nasciamo subito, che se ne vuole, che se gente che due persone, entra prima, esci prima, no, ci mancherebbe, ma tu hai congoriato prima, no, insomma, ti sei morto, a partire 34 anni, da qua avete detto che alla fine siete con i semi, in uno spazio ristretto a quello mondo, che lo so che guarda, la panza si sarebbe portata, che la mamma
Io vicino con la cariola nella pancia sopra. Cioè, la pelle della pancia è talmente sfinata che ci si rivedeva dentro. Avete diventato tipo un uccello pazzo. Una tipo la cartoleata più. E alla fine ne dichi che uno è scelto. E che l'altro era mascherato, è molto in grularia, ecco. Ma. Mio padre si è trovato in una situazione un po' inverosimile. Ha firmato un documento di legittimazione. Don Carlo! Guardi, ho fatto il possibile, anzi l'impossibile per farlo desistere, ma ho addirittura ingoiato il documento per non farglielo firmare. Don Carlo, queste fesserie. Come si sente? Io si che fa? È giusta la soluzione. Allora, facciamo così. Io lo convoco domani, lo faccio venire nel mio studio, lo convoco, gli faccio firmare un atto di rinuncia e così l'eredità passa totalmente a lei. Vede che ci rimette, solo alla morte non ci rimette. Ma io mi piace pure una treppa. Sì? Devo andare, perché purtroppo... Perché? Zio, hai sentito? È la voce del barone. Sappiamo che state qua. Vabbè, dobbiamo andare. Avanti, aperto! Allora, vediamo. Buonasera. Quanto sei camminato. Figlio mio, come mai da queste parti? Sono venuto per comunicare che dopodomani è stato fissato il mio matrimonio alle 10:30 e lei deve presentarsi per presenziare alla cerimonia come padre dello sposo. E, mi raccomando, sbarbato, lavato, profumato, acchittato, elegante e massima puntualità. Arrivederci. Mi scusi, chiedo scusa signor barone se mi intrometto, ma qui c'è il notaio La Trippa che vorrebbe parlarle di una questione. Le dispiace? Sì, non ho tempo né tantomeno voglia di parlare con un notaio. Un minuto. La prego, signor barone, solo per...
anch'io ho voglia di parlare con un notaio. Ma se proprio, sono proprio sicuro che cazzo ci vuoi dire? Mi è venuta la curiosità che io la ascoltassi. Va bene, sentiamo. Va bene, sentiamo, ma mi raccomando, andate da parte qua. Grazie, bontà vostra. Noi sappiamo che voi da poco siete stato registrato all'ufficio Anagrafe come figlio del qui presente Carlo Bonaccione. Però in realtà non lo siete. E che vuol dire? Noi non lo diciamo a nessuno. Dove volete arrivare? Avvocato, non ho capito niente. Dove volete arrivare? Mi portate in imbarazzo, io in soggezione. Ci penso io. Chiedo ancora scusa, signor barone. Purtroppo la nostra famiglia ha avuto un grave lutto. Purtroppo il nostro mio zio, vostro zio anche magari, è morto in America e ha lasciato la sua eredità a vostro padre, Carlo Bonaccione. Ebbene, stringiamo? Chiaro, bravo, bravissimo. Lei deve firmare, insomma, una carta in cui rinuncia a tale eredità che peraltro non le appartiene e che per una causa eccezionale potrebbe giungere indirettamente a lei, però lui è il diretto erede. E allora? Mio fratello Carnaro lascia a me questa stigna. Va bene, ma ho poco tempo e dobbiamo stringere. Eh sì, dai, noi portiamo la furia. Sì, ora non c'è niente. Una semplice firmetta e... Mi sembra che voi stavate parlando di un'eredità. Sì, non ho capito bene. Si spieghi ancora bene. Non dai, per favore, qua noi mangiamo, si spieghi, ma come fai di carne? Adesso te lo spiegami. Certamente. Allora, nel testamento c'è scritto che se il signor Carlo ha un erede, l'eredità, cioè la proprietà, passa direttamente a tutti. Adesso, voi siete un gentiluomo, una persona istinta, colta, disponibile, ragionevole, ma certamente non vuole approfittare di questa situazione che si è venuta a creare in seguito alla sua richiesta di legittimazione, necessaria per lei e per coronare il suo sogno, grande sogno d'amore. Pertanto, io penso, io credo, io sono certo, anzi, sono assolutamente convinto che una persona come lei, fine, generosa, dal cuore grande così, non voglia, non possa togliere e negare la gioia, il diritto di godere di quando un fratello ha voluto lasciare un altro fratello. A questa specie di uomo, lo guardi bene, un poveraccio, un disgraziato, un cencioso affamato, senza arte né parte. Lasciatelo vivere. A lei l'ardua sentenza, a lei il giudizio, la decisione, la declaratoria, a lei il verdetto di vita e di morte. Un attimo, il notaio si è un po' ingallato. E per concludere, vorrei dal mio canto, dal canto del nipote e da questo cantone di Bonaccione, da tutti quanti, da canto, sono estremamente convinto che un gentiluomo come lei,
un blasonato, un aristocratico, un nobile che sprizza e spruzza sangue blu da tutti i pori, un patrizio discendente da un nobilissimo casato che nel corso dei secoli ha dato lustro, lustro alla nostra cittadina con mille letterati, naviganti, scienziati, combattenti con mille geste eroiche in difesa della patria. Farà. Sì, farà, farà, sì! Il più grande gesto eroico e di altruismo e d'amore e di rinuncia. Che la storia ricordi. Viva, viva Casalbordino! Viva, viva l'Italia! Viva noi! Tutti quanti! Vota la trippa! Vota la trippa! Vota la trippa! Vota Antonio! Vota Antonio! Vota Antonio! Bravo! Bravo! Vota Antonio la trippa! L'avvocato la rida trippa farà un comizio. Allora, io ho tutto detto, non è quasi per firmarsi, ci importa. Vede, queste esternazioni e questi atteggiamenti borghesi e non mi coinvolgono più di tanto. Non per la Marocca, mi sto... Ma, per carità, non vorrei avere sulla coscienza il destino di questa... di questa specie di uomo che il fato ha messo sulla mia strada. Mi avalanci. Dove devo firmare? Fede? Firma. Allora, vediamo. Io, Adelmo, Guglielmo, Goffredo, Sigismondo, Aldolfo, Arnaldo, Valentino, Emanuele, tutto uguale andare, Filiberto, Vittorio, Francesco, Giuseppe. Tanto per curiosità, quanto ammonta questa eredità? Oh! Sì! Non vai io! Scusi, credo di non aver capito bene. Signor Barone, ma non sia così scarso, così puntiglioso. Ha detto che le nostre faccende non le interessano. Non sia vigilante. Lo guardi, mio zio. Non vorrà che si senta male un'altra volta. Chiami se vuol dormire. Va bene. Dove avevo fermato? Francesco, Giuseppe, Italo, Ferdinando, Filippo, Carlo, Luigi, Enrico, dei Baroni. Comunque credo che sia mio diritto. Ditemi a quanto ammonta questa benedetta eredità, così poi firmo. E me ne vado. Beh, in effetti, ha ragione, lei ha ragione. Allora, dunque, vediamo un pochettino. State a sentire, leggo il testamento qui. Allora, io, Federico Bonaccione, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, eccetera, eccetera, lascio a mio fratello Carlo quanto segue. 2 milioni in contanti. Sì, continui. Il palazzo antico in piazza Umberto I. Beh, palazzo antico, se per rubare il peso, le case. Sono per rubare la porta, con il cavallo. La villa al mare con piscina interna. La piscina. E un bagno, una piscinetta, un bagnetto piccolo. Sì, quando uno deve fare una pipì piccola, se deve fare una pipì grande, il bagno grande non c'è, va fuori, sta vicino al mare, fa una residenza là fuori. Continui. Lo chalet in montagna. Sì, io ho la cervicale, quando vado in montagna uno chalet me lo devo mettere.
una cassetta di sicurezza con 100 monete d'oro di Luigi XIII. Che sia di Luigi Tredicino e già mi ha detto che lo rimuovo. Quello è un piccione, ecco la voi, dai. Tredicino, sai. Due collane di perle grosse e piccole, due smeraldi grandi e piccoli, due rubini, eccetera, eccetera. Firmato Federic Very Great Good, che tradotto è Federico molto grande buon, cioè bonaccione. Bene, bene. Oh, ho capito tutto. Ma ci voleva tanto, eh? Per tanto poco. Ho detto, Dunque, voi siete il notaio testamentario, eh? Certo, sono io. Bene. Precisamente. Allora, è vostra responsabilità far rispettare tutte le volontà di mio zio Alberico. Che bucciano, vai! Andiamo anche, ma che tuo zio si chiama Federico, ma che si chiama? Che bucciano? Non ho nient'altro da aggiungere. Arrivederci. Vaffanbene, dai! Anzi no! Niente arrivederci. Anzi, addio! Non fatevi mai più rivedere! E per quanto mi riguarda il matrimonio, non mi sposo più, no. Grazie a mio zio Amerigo. Entretanto, dai. Non ho più bisogno di sposarmi. Sono nobile, ma come si suol dire, ero sfasciolato. Confesso che mi sposavo solo per... perché ero povero. Arrivederci. Faccio pagare, faccio pagare.
E come dicette il Leopardo nella Divina Commedia di Giuseppe Manzoni, muoia il barone con tutti i figli sei. Paragrafo 4, versetto 5, pagina 2377, 24esimo rigo, Vecchio Testamento. Mentre sua veste mamma, cuscia. Sponsolata e taglia. Finemmo, se mi siete scene, poverille, ma felici, capo. C'è felici. Non ci pensai. Dai, Cristi, la ci vuole, deve andare. Cristi. Vieni. Con la scorsa si è arrivato. Ho deciso. Io e te, per un lungo periodo, ci dobbiamo separare. Andiamo a separare. Ma che dici, Carlo? Ma perché? No, ormai. Ma io che tu ci stinchi buone, Carlo. Pure se fai schifo, io ci stinchi abituato. Ma perché me la separare? No, Carlo! Non me la sa! E non guardi a portare rete, non so manco mai. Cristi, non piangi, non fa cucire, come mi accadono voglio bene, io vado a separare. Sì, ho deciso, ci dobbiamo separare. Me ne vado in galera. Dove? In galera. Ma tu sei scemenito? No, non sono scemenito. E io faccio passare a Crumamicciol. Vai ai carabinieri, confesso il fazzo in la cappa, quello che sono fatto, e me ne vado in galera. E presto a mo' ci vuole pure l'ossa. Chi la differenza? Cacanda alle sceme da un galera. L'ossa rimane morte di fame. E io divento ricco perché riacquisto il diritto all'eredità di fratello carnale che si è morto. C'è 28 anni, quando sta, non si poteva pure prima. Forse me la spiegate, mia si chiama Luchi, però mo per sicurezza sono andato a chiamare pure l'avvocato Bologna, me lo faccio dire ancora più un po'. Mi dispiace, ma andiamo a separare. Ci dobbiamo separare. No, me lo bello vai in cari, ma la mette in faccia. Non va a cucire, la passa. E dopo non piace, io la poi io passo tutti il cantano dopo ci vanno a vedere il castro, io piangare che sa che la fa, la fanno una cena, non ci mancare di più. Dopo, quando riesco, tu, Cristi, ma dammene le togliere, con una limoncina. Long. All'arresto talmente long che quando le ruote davanti stanno ancora Maria, le ruote del re di adesso ancora 13 alla Madonna. E ha detto no. Non posso, Carlo. Ma io non posso. E ha detto no. I sedili, mi raccomando, ci tengo, imbottiti di pelle di papera muta, femmina, tocca, cadè. Rivestiti di pelle nera, perché io vorrei una pelle nera, la pelle della pantera voi. Non posso, Carlo. Ad adesso trainate da 200 cavalli, tutta affilita, addio. Tu bianco e tu nero, un'ora lo bianco, tutte squadre che tu con uno strigazzo sopra, e mi fai, me le togli, eh? Non posso, Carlo. Non posso, ma si può sapere perché non possi? Ma per convincere la patente, Carlo. Io non te la patente. E te la accatto la patente, forse la posso. Staccato la patente per la macchina, per l'aeroplano, per la bicicletta, per lo motore, per lo carro armato, per lo space shuttle. Staccato la patente che ha BCD, AEIO, YPSO, parapappa. Tu staccato la scuola Wiggy, l'istruttore, la via 9, il marciapiede, staccato i finanziari di mondo.
E ci, e ci, e ci. Salute. Grazie. Oh, mamma. Carlo. Ma allora mi vuoi bene a davvero? Ma proprio per cosa mi bene, me ne faccio, me ne vai in galera. Ah, ah, Cristina. Ia, Cristina, ti posso sapere chi è che si strisce in cuore? Ti posso sapere chi è che si chiude le vite? Ti posso sapere chi è che si capella spichita che non sa chi è la parrucchina? Ti posso sapere chi è che sta faccia arrangi che per la carra c'è un armicino? Ti posso sapere chi è che si scaghezza a luce perché lì mi parlava la faccia che non trovava l'acqua? Ti posso sapere chi è che si tenta a giallire che non sa chi era in testa? A questi un sacco di tempo che non ti posso sapere. Anzi, anzi, ti so pure di mia mamma, no? Scostumà! Scostumà, senza cuore e senza sentimenti! Perliti, che non ti sei fatti mamma il bagno! Ma che tacco? A me mi ha fatto il bagno la mammina! A me mi ha sapore fatta la casa! Si sente ancora! Ci si cascata, scimine, sciocchissimo, scimine. Ma li vedi che ti scherzano? Ti stavo prendendo in giro. Cristi, tu sei la mia vita. Altro io non ho. Come vai a fare, senta? Proprio perché tu mi vedi, me ne vai in galletta. Ma che senso? E lo senti che quando riesci divento ricco. Va, mo, ti può fare. Va a preparare le quartiere, le cose, mo, dobbiamo festeggiare per tutti il vicinato vicino. Che e vicinato? Alla pauta nascosta. Cioè. Ma che ti dice sta coccica? Come no, che no, adesso tu ti testimoni della mia decisione. Cioè, mi sono preparato pure un piccolo trascorsetto. Ma per come mi preoccupare? Ti preoccupare? Che ti preoccupa? Va. Cari amici vicini e lontani, coinquilini del palazzo e del vicinato vicino, parenti al di qua dei monti e al di là dei mari, la dichiarazione di guerra è stata consegnata e non si torna indietro. Chi si ferma è perduto. Per l'affetto che tengo per voi, per l'affetto che teniate per me, per l'affetto che noi teniamo per noi, so pensato di farvi sapere a prima voi quello che intendo fare per la mia famiglia. Ya, scrivetela, ya. Papà! Anche il vecchio. Tu? Papà! Se nemmeno. Hai consegnato la busta? Sì, papà, ho consegnato la busta. E l'avvocato Bologna ha accettato l'invito? Sì, papà, l'avvocato Bologna ha accettato l'invito ed è qui con noi. Tutte le volte. Va bene. Signor Carlo,
Mi ha fatto chiamare. Sì, sì. E si accomodi allora. Sì. Ho bisogno di un consulto. Mi dica pure. Volevo sapere. Comunque, se vuole fare questo studio, una cosa veloce lo posso fare. Volevo sapere se uno ha commesso il pubblico in atto del fatto. Ci bagnate Santa Niente. Luchi! Sì, papà! Mamma! Papà, ecco fatti, lei quello che il pubblico fa. Innanzitutto, buonasera, avvocato. Mio padre si riferisce al falso in atto pubblico, come lei ben sa, articolo 7,48 del codice penale. Sì, sì. In questo caso, trattante la legittimazione del barone Adelmo, caso da lei ampiamente trattato e conosciuto. Vagamente, vago ricordo. Ah, cantare sardegna. Ma che te l'ha fatto? Lasco, bua, bua. Con permesso, avvocato. Prego, soldato. Lui è quello che stava rimbasciando un altro. Ho trovato una medicina che ha fatto affetto. Sì, dunque mi diceva il falso in atto. Sì, pubblico. Ecco, se uno ha fatto quello che muore, sì, detto. Gli attocca l'arresto? E quanti anni di carcere gli attocca? Se nel caso viene. Beh, allora. L'arresto immediato c'è se c'è la confessione spontanea oppure la denuncia sottoscritta da testimoni. Sì, sì, sì. In questo caso spettano almeno 5 anni di carcere. Sì, e a quei figli di Ninni che tipo lui c'ha il complice, no? Gli attocco pure a lui qualcosa di meno, di più, uguale, come... Beh, allora, dobbiamo aggiungere al falso in atto pubblico l'istigazione a delinquere, la circonvenzione di inguapace... Sì, c'è una circonvallazione. E si può arrivare addirittura all'ergastolo. Oh, allora qua ci rabbai. Andiamo via, mi piace più un guarda all'ergastolo che la prende morta. Mamma te la crema, la franchità. Diciamo, e se uno muore, per esempio, va al dove si va per fare questa cosa? Confessare, no? Al prezzo, ma per quel che lo so. Alla questura. E io confesso, per esempio, che ho fatto questa pubblico. L'eredità, dopo, quando io finisco, mi riattocca a me quando io vado in galera o se è perso, no, se mi la farà. Però, che intelligente! Immaginate un fengo in mano. Bravo, signor Carlo. L'eredità viene, come dire, viene congiurata. Già santa niente, si può mozzo tu. Te l'hanno congiurata. E babbo Russo, dunque l'eredità viene bloccata per tutta la durata della carcerazione. A condanna scontata, l'erede tua torna al legittimo proprietario, cioè a te. Canta se vuoi. Che si capi a spiegare come? Mi capi se non posso ingrare una. E Luca si accomodi sul soffa, stanno arrivando gli ospiti, abbiamo una piccola cerimonia. Cristina si assenta, accomodi. Cristina, ti è arrivata la mano adesso, io ti suggerisco. Buongiorno, avvocato. Si può? Sì, certo che si può, Cristina esce per noi, gli anime. Buongiorno. Aspetta. Dove è stato? Dove è stato? Cumma, conosci l'avvocato Alessandra Bologna? Sì, del buco di Vasto, del buco del Vasto. Sì, l'ho vista. L'ho sentita fare la proposta e concludere. Io sono la portinaia del palazzo. La fine
finestraia. E lei la mia figliola? La finestrella. Luchino? Luchi? Eccomi, mamma. Oh. Posso, non si poteva fare che sperimentare. Offri, la piccinella diventa pillastrella, pillastrona, l'anno gallina. E lì è più mai che diventa la gallina, che lo, capito dove volevo arrivare? Ma cumba, ma si posa posa lì ne canda posa? Una gallinaccia. Quando essere d'età che frate te t'ha lassata? Non volendo, sorricchiate per tutta la durata dell'Udea, uè, è la prima volta che mi succede. Ne sono riuscita a capare. Scusate, mamma, mamma, lo sanno tutti. 2 milioni in contanti, villa al mare, villa in campagna, villine in montagna e tanti, tanti gioielli. Pure quelle dei gioielli! Ma che ne parlo di tutte le decine, la madre? Eh sì, signora Concetta, ville e villini, smeraldi e smeraldini, perle e perline, rubini e...
Ma c'è più niente che posso tenere.
alla fresca, si dice vado al fresco. Mica vado al freddo, freschino, si sta pure. Conga, io ti vengo a trovare, io non c'ero, io non ho. Non lo c'ero, io non ho. E scene, è una affermata libertà condizionata con obbligo di firma. Ah, perciò, beh, una volta che ti firmo. E una volta che vengo e ti porti pure le sigarette. E io tu qualche tuo figlio non ha perduto io. Anzi, mi fa forte che non ti dica. Io voglio un collo con me, ci davo. Ah, buono. Almeno facciamo qualcosa, io cumbaca. Ti faccio un reso conto. No, no, amore, un reso non mi piace né cotto né crudo. Se mi dà portare qualcosa, porto un tondro giurione, che pure le pesche faccio un po'. Cumba, ti faccio uno di anni, giorni per giorni. Di tutto quello che succede ti andrai spalando. Ma qui c'è fare un cangiovai, carino. No. Vieni ancora di specie, le so. Cose riservate, però che l'aiuto di lui da vita. Ah, beh. Io invece ti porto la cioccolata e un libro di gossip, delle cose che succede alla scuola. No, ma porto una cosa di cioccolata, che la cioccolata la tira la fumata. Poi non facciamo più sti carotti. Signor Carlo, scusate. Io invece, se dovessi aver voglia di un figlio... Prima o poi andò qui. Non so dove trovarla. E che se muove? È il mio unico punto di riferimento. Sì, mi riferisca quando vuole. Papà, ti amo, gli assi spari sciorone, ti riporti. E per capodanno ti porti pomiciolle, tricchettac, minicecce. Questa se la rigiusta subito. Ma a casa ho dato tutto il forte, no, Riccardo? Ci vuole un martello, tu vuoi un martello? Datemi un martello! No, 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 no